Al centro dell'agricola Valle Padana, a Piacenza, ecco il grande complesso Arcus. Qui nascono le sue famose mieti trebbie. Macchine e utensili modernissime producono tutti i pezzi necessari con assoluta precisione, tenendo fede alla programmazione stabilita. Nel reparto di montaggio lavorano equip di specialisti che opportunamente selezionati raggiungono un alto grado di precisione e rendimento. Questo per abbinare la celerità alla sicurezza di esecuzione. Quando una mietitrebbia è ultimata, viene severamente collaudata su un banco di rodaggio dove appositi rulli permettono di provare la macchina come se fosse realmente al lavoro nel campo. Tutti i suoi organi, costantemente tenuti sotto controllo, sono sottoposti ad un ciclo di prove della durata di circa 4 ore. Passiamo ora a vedere le mietitrebbie al lavoro, sul loro naturale terreno e precisamente iniziando dalla mietitrebbiatura del grano. Viene presentato il modello di mietitrebbia 1220, che è uno dei quattro attualmente costruiti dall'Arbos. Detta macchina è particolarmente adatta per i grossi proprietari e per i grossi industriali, in quanto, oltre ad offrire una perfetta trebbiatura ed una perfetta pulitura dei prodotti, garantisce un'altissima produzione. Rileverete dalla visione del film che il modello 1220, pur essendo di notevoli dimensioni, è facilmente manovrabile anche in piccoli spazi. Il lavoro di detta macchina si può considerare perfetto e lo potete notare sia dalla regolarità che dalla velocità dell'alimentazione, sia dal flusso di uscita della paglia e dalla parte posteriore. Dalla cascata di paglia rileverete che questa si presenta quasi allo stato integrale, il che vuol dire che il trattamento che subisce all'interno della macchina è un trattamento molto dolce, che non la frantuma, e ciò è certamente dovuto al grosso diametro del battitore che permette a quest'ultimo di lavorare ad un regime moderato di giri. La velocità di lavoro è abbastanza rilevante, in quanto la macchina, come abbiamo detto, è di alta produzione. Con la stessa, infatti, si possono ottenere in 10 ore di lavoro dai 500 ai 550 quintali senza spingere troppo e senza esagerare nella velocità di manovra e senza alterare il coefficiente delle perdite e portarlo a limiti non accettabili. La macchina è molto compatta, lavora molto bene anche sulle colline, in quanto la distribuzione dei pesi è fatta in maniera armonica ed il baricentro è basso. Notare il treno posteriore allargato. Può essere dotato di barre di taglio da un minimo di 3,60 metri fino ad un massimo di 6 metri. Ecco ora un altro modello di mietitrebbie dell'Arbos. È precisamente il modello Record Super. È questa la mietitrebbia ideale per la produzione media ed elevata su qualsiasi prodotto, specialmente nei terreni difficili. Grazie alle sue doti di particolare maneggevolezza e potenza, la Record Super fa guadagnare all'utente tempo molto prezioso durante la raccolta. Si tratta di mietitrebbia che può essere dotata di barre di taglio di 1,80 m fino a 1,420 m. La mietitrebbia che vedete è una comune macchina da grano, equipaggiata con l'apparecchiatura per la raccolta del mais, consistente in una testata speciale che va a sostituire la barra di taglio ed il canalone completo, normalmente usati per la raccolta di altri prodotti come grano, riso, orzo, eccetera. Da un battitore particolarmente robusto e blindato, con spranghe e profilo speciale, da un controbattitore a bordioni e di stanze fisse e molto robusto e da una serie di crivelli adatti per il mais. Quella che vediamo è una testata per mais a raccolta integrale a quattro file,
serve infatti per raccogliere il mais seminato in file distanti tra loro da 70-85 cm. Vedete che il prodotto viene tagliato a 20-30 cm dal suolo e che tutti gli steli entrano con le pannocchie nella macchina. Le pannocchie vengono trebbiate, mentre gli steli vengono trinciati e fuoriescono dalla parte posteriore, come la paglia del grano. Gli steli, così trinciati, possono essere messi in andane oppure raccolti in un serbatoio a bilico che li lasci ammucchiati a distanza. La velocità di lavoro è di 3,5-4 km all'ora e la produzione, con una mietitrebbia modello 1220 come quella che vedete, si aggira sui 5-6 ettari in 10 ore, a seconda del tipo di mais che viene raccolto e della resa dello stesso. Il prodotto viene mietitrebbiato anche se gli steli si presentano in parte coricati, in quanto i siluri, muniti di punte mobili, viaggianti a livello del terreno, operano come dei comuni sollevatori. Passiamo ora ad osservare lo stesso tipo di mietitrebbia in lavoro sul grano turco con una testata spannocchiatrice. Si tratta di una testata che raccoglie soltanto le pannocchie e le immette nella macchina per la trebbiatura, mentre lascia nel campo gli steli senza tagliarli alla base. Il funzionamento di questa testata è il seguente. Gli steli, una volta a contatto con speciali candele rotanti, vengono passati attraverso le stesse con un movimento di trazione dal basso. Nel passaggio le pannocchie si staccano e con l'ausilio di catene a dita e di una coclea vengono portate all'elevatore che le immette nel battitore dove viene fatta l'operazione di trebbiatura. Gli steli, al contrario, vengono in parte sfibrati, ma come già detto restano attaccati al terreno. Questa è la differenza che passa tra la testata spannocchiatrice e la testata raccolta integrale. Come rileverete, i siluri entrano tra i filari del grano turco e se c'è qualche stelo coricato lo sollevano in maniera da permettere la mungitura delle pannocchie. Con la testata spannocchiatrice il lavoro si svolge in maniera molto più rapida, in quanto l'apparato trebbiante della macchina sopporta soltanto il lavoro di sgranatura delle pannocchie e non porta carico rilevante di materiale sui crivelli, sugli scuotifaglia e del battitore. Per questo fatto la produzione delle macchine con testata spannocchiatrice è molto elevata. Si può arrivare da 50 a 100 quintali per ora, naturalmente in condizioni normali di lavoro. Con le testate spannocchiatrici dell'Arbos può essere raccolto in maniera ideale il grano turco che sia seminato in file distanti tra loro da 70-80 cm. Stiamo entrando ora nel cosiddetto centro europeo del riso, formato dalle circoscrizioni delle province di Pavia, Novara, Vercelli ed in parte di quelle di Milano ed Alessandria. Abbiamo già visto le macchine operare nel grano e nel mais ed abbiamo rilevato che la trazione delle stesse era fatta anteriormente da ruote. Nel lavoro sul riso tutte le macchine sono invece equipaggiate con cingoli nella parte anteriore, in quanto in quasi tutte le risaie il terreno non offre un sostentamento sufficiente. L'attrezzatura per la trebbiatura del riso consiste in un battitore ed una griglia a denti ed in crivelli adatti per la pulizia e la cernita del prodotto. La resa di una mietitrebbia in risaia è legata alla capacità del conducente, in quanto deve operare reiteratamente sui diversi organi della macchina per conseguire i migliori risultati. Il lavoro si svolge in maniera soddisfacente, tanto è vero che ormai è stato abbandonato il sistema di raccolta manuale ed il riso viene per il 90-95% raccolto a macchina. Noterete che l'avanzamento delle macchine che lavorano sul riso è più lento che quando lavorano sul grano e sul mais, e ciò è dovuto proprio alle condizioni ambientali, e cioè al terreno particolare che deve essere affrontato, alle condizioni del prodotto, allo stato della paglia che deve essere trattata e dalla resa del riso, che è quasi sempre il doppio di quella del grano. Le operazioni di manovra vengono eseguite non soltanto operando sullo sterzo, ma anche operando su degli appositi pedali di bloccaggio dei cingoli.
Le macchine che lavorano sul riso devono essere molto robuste, in quanto debbono affrontare enormi difficoltà di lavoro, come il salto degli argini, la trebbiatura di prodotto completamente umido, terreno dove si affonda continuamente. Molte volte addirittura i pattini dei cingoli scompaiono ed il fango arriva a coprire i rulli dei carrelli. Per questo le macchine Arbos sono preferite per il lavoro in risaia in quanto sono particolarmente robuste. La società Arbos di Piacenza vi presenta la nuovissima mititrebbia Tigre. Questa macchina, costruita secondo un nuovo schema brevettato, è l'ultimo prodotto uscito dagli stabilimenti di Piacenza. Essa è una delle più potenti e produttive mititrebbie esistenti attualmente sul mercato internazionale. La sua struttura compatta nasconde le enormi dimensioni degli organi interni che permettono di realizzare altissime prestazioni. Eccovi alcune misure. Il battitore ha un diametro di 60 cm. Ed una lunghezza di 1,54 m. Il controbattitore ha 12 spranghe su un angolo di avvolgimento di 105 gradi. Gli scuotipaglia sono 7 su una larghezza di 1,65 m. La superficie di scuotimento è di 5,80 m, mentre la superficie dei crivelli supera i 5,40 m. Il motore è un OM a 6 cilindri raffreddato d'acqua, sviluppa ben 140 cavalli al freno a 2400 giri. La Tigre ha una barra standard di 1,420 m di larghezza, ma su richiesta può essere fornita quella da 1,480 m o da 1,360 m. Una delle caratteristiche che la distinguono dalle altre macchine è il silos del grano che è fornito da due contenitori laterali collegati alla base e che possono essere alimentati indipendentemente oppure contemporaneamente. Lo scarico del prodotto avviene a mezzo di un tubo orizzontale brandeggiabile a comando idraulico azionato dal conducente. Lo scarico può avvenire a macchine in funzione oppure da fermo. Nel lavoro in collina la Tigre dimostra tutta la sua versatilità. Essa può infatti lavorare su pendenze ritenute finora impossibili e fornire ugualmente le stesse prestazioni che ha in pianura. Ciò grazie al sollevamento idraulico del treno posteriore, fornito su richiesta, il quale mantiene automaticamente in posizione orizzontale l'asse longitudinale della macchina. Un circuito elettrico-idraulico indipendente regola il funzionamento del gruppo automatico. Se a ciò si aggiunge la larga carreggiata anteriore e posteriore, il basso baricentro, il motore piazzato in posizione bassa, i freni potentissimi, si può senz'altro confermare che la Tigre è una macchina sicura su ogni terreno e adatta ad ogni esigenza. In collina viene esaltata anche la sua eccezionale manovrabilità, la quale è ottenuta grazie al sistema idroguida che elimina quasi totalmente lo sforzo manuale del conducente. La visibilità ed il comfort del posto di guida è ottimo ed il conducente ha a sua disposizione, in posizione comoda, tutti quei comandi e quei controlli che sono necessari a garantire contemporaneamente un perfetto lavoro ed un'alta produzione. Si vede ora in lavoro sul mais la Tigre con la testata a quattro file adatta per la raccolta delle sole pannocchie. Anche su questo prodotto la grande manovrabilità della macchina abbinata alla potenza del motore e alla robustezza delle strutture permette di realizzare produzioni eccezionali. Su prodotti di buona resa si possono trebbiare comodamente 1000-1300 quintali in circa 8-9 ore di lavoro. Le ruote anteriori a base larghissima non risentono dell'irregolarità del terreno determinata dal rincalzo degli steli e la macchina può lavorare fino a 6-7 km ora senza perdere le file e senza far cadere a terra le pannocchie. La testata spannocchiatrice applicata anteriormente si è dimostrata una delle più robuste e produttive. Essa può lavorare su file disposte da 70 cm fino ad un massimo di 90 cm. La regolazione della distanza fra le candele può essere eseguita dal posto di guida e con la macchina in moto. La testata spannocchiatrice monta di serie i coltelli per eliminare l'avvolgimento di erbe sulle candele ed è dotata di punte mobili anteriori per agevolare la raccolta degli steli coricati o piegati. Assieme alla testata per mais,
vengono forniti per la parte trebbiante un apposito battitore a 10 spranghe, un controbattitore e una serie completa di crivelli per i cassoni. La Tigre può montare anche una testata spannocchiatrice a 6 file, adatta specialmente per quelle grandi fattorie che sono fornite di efficienti mezzi di essiccazione. Essa può lavorare su file disposte da 70 a 90 cm di distanza, come per il tipo a 4 file. Gli agricoltori di controterzisti che hanno potuto osservare la Tigre sul riso sono rimasti vivamente impressionati dalla sua elevata velocità di lavoro, dalle bassissime perdite e dall'ottima trebbiatura. Anche nel peggior coricato, la perfetta alimentazione della piattaforma, combinata all'enorme potenza del battitore e alla vasta superficie degli scuoti paglia, permette di mantenere una velocità che è quasi identica a quella ottenuta sul prodotto diritto. Nel riso la Tigre monta un controbattitore speciale a 4 file di denti, sul quale è possibile aggiungere una quinta fila. Il battitore ha 10 spranghe ed è bilanciato dinamicamente. La cingolatura, come potete osservare, permette di superare senza difficoltà gli argini più alti e le scoline più profonde. Solo con le Arbus e specialmente con le nuove Tigri è possibile ottenere il massimo profitto in ogni condizione di prodotto e di terreno.